Ciao bambini, come state? Io sono Marta e stasera sono qua per augurarvi la buonanotte con Gesù. Iniziamo subito, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mercoledì 16 marzo 2022, la parola che accoglie il prossimo. Dal Vangelo secondo Luca. Il giorno seguente estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifornerò al mio ritorno». Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: Chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: Va e anche tu fa lo stesso. Ogni volta in cui c'è qualcuno che mi dice: Non preoccuparti, mi prenderò cura di te, mi sento accolto, amato. Mi sembra quasi di essere quel viandante del Vangelo che viene soccorso, medicato e aiutato da uno che fino a un attimo prima neanche conosceva. Mi viene addirittura da pensare che quello straniero sia lo stesso Gesù che mi si fa vicino, mi fa entrare nella sua vita e mi accompagna, prendendomi per mano, sulla strada che lui ha tracciato per me. Che bello sentirmi amato in questo modo. Con fede rivolgiamoci a colui che ci ha comandato di amare il prossimo come se stessi. Preghiamo insieme: Signore, aiutaci a sentirci accolti e amati da te. Sentirci amati non è facile. Abbiamo bisogno di abbandonarci senza paura nelle braccia di colui che vuole il nostro bene e la nostra felicità. Spesso le ferite di chi ci ha offeso bruciano dentro il nostro cuore e non ci permettono di aprirci al perdono e alla riconciliazione. Fai una preghiera con la tua famiglia per la pace. Abbiamo finito, però prima recitiamo l'Ave Maria. Dunque, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao bambini, buonanotte, un bacio.